Antartide, il posto più a sud del pianeta Terra, una landa desolata di ghiaccio e misteri. Un posto che affascina l'essere umano sin da quando Marino di Tiro, il geografo greco, nel secondo secolo d.C. coniò il termine. Quella che una volta veniva chiamata Terra Australis è un luogo talmente interessante dal punto di vista scientifico che ogni paese, ogni nazione di ogni epoca vi si sono recati. Attualmente è sito di esperimenti governativi, di test, no-fly zone che si estendono per centinaia di chilometri e storie di interesse che in questa nuova serie di 5 episodi mi impegnerò a raccontarti. Si dice che James Cook e il suo equipaggio attraversarono nel 1773 per la prima volta il Circolo Antartico. Tuttavia, sebbene abbiano scoperto le isole vicine, passando a circa 240 km dall'Antartide, non hanno mai avvistato il continente vero e proprio, che venne invece scoperto il 27 gennaio 1820 da una spedizione russa che scoprì una piattaforma di ghiaccio sulla costa della Principessa Marta, che in seguito divenne nota come la piattaforma di ghiaccio di Fimbul, e siccome fa parte del continente antartico, i primi a scoprire l'Antartide furono i russi nel 1820. Da quel momento in poi successe il finimondo. La frontiera inesplorata del pianeta Terra attirò a sé ogni esploratore del mondo, dando vita a quella che viene chiamata era eroica dell'esplorazione antartica, che si lasciò dietro di sé centinaia e centinaia di morti assiderati. Diverse spedizioni tentarono di raggiungere il polo sud all'inizio del XX secolo, contribuendo a donare al posto un alone di fascino e di mistero. Gli esploratori che riuscirono a stabilire basi in Antartide per conto del proprio governo aprirono la strada a tutta una serie di insediamenti che si sono protratti sino ai giorni nostri, dalla Royal Navy britannica agli Stati Uniti, dalla Danimarca alla Germania. Ogni nazione del mondo ha un insediamento sul posto che deve la sua presenza ai coraggiosi esploratori che, dalla metà del 1800, intrapresero coraggiosi attraversamenti terrestri, spesso perdendo la vita. In pochi sanno che durante la Seconda Guerra Mondiale avvennero delle diatribe anche in Antartide e molti stati rivendicarono zone geografiche del continente spesso sovrapposte. Sebbene la regione non vide combattimenti, durante la guerra la Germania nazista organizzò la terza spedizione antartica tedesca nel 1938 per anticipare la rivendicazione della Norvegia sulla terra della regina Maud. Anticipando la rivendicazione dei norvegesi su questo pezzettino di terra, la spedizione servì come base per una nuova rivendicazione nazista chiamata Nuova Svevia. La United States Antarctic Service Expedition è il soggetto principale di questo video insieme al progetto iJump. E aprite bene le orecchie perché, cari signori, c'è da saltare dalla sedia. La United States Antarctic Service Expedition è stato un gruppo operativo del governo degli Stati Uniti attivo ufficialmente dal 39 al 41 che intraprese una spedizione sponsorizzata congiuntamente dalla Marina degli Stati Uniti, dal Dipartimento di Stato, dal Dipartimento degli Interni e da quello del Tesoro, e con un totale di 2 enormi navi dettero il via alla spedizione con 125 uomini comandati dall'ammiraglio Byrd. Sì, hai capito bene. Il documento che avete il piacere di osservare in anteprima mondiale sul canale è l'elenco dei membri dell'equipaggio dell'Orso di Auckland, che sarebbe una delle due navi, per la spedizione del 1939 guidata dall'ammiraglio Byrd. Un anno dopo la rivendicazione da parte dei nazisti sulla terra norvegese, la United States Antarctic Service Expedition stabilì 2 basi che operarono per 2 anni in modo del tutto top secret prima di essere abbandonate. Rispondendo a queste invasioni e approfittando dei disordini in tempo di guerra in Europa, il Cile e l'Argentina avanzarono le proprie rivendicazioni sul territorio, entrando in conflitto con Gran Bretagna, Stati Uniti, Germania e mezzo mondo. Ma che cosa stavano sperimentando i nazisti in Antartide? Parliamo del più sicuro e incontaminato sito di test presente sul pianeta all'epoca. Nessuno era ancora in grado di stabilire avamposti permanenti e attrezzati in grado di spiare gli altri. Le rivendicazioni naziste sul continente antartico sono ancora oggi oggetto di studio e, a quanto pare, Gran Bretagna e Stati Uniti in primis volevano anticipare le mosse tedesche così tanto da creare lo United States Antarctic Service Expedition che, sì, se ve lo state chiedendo, è il gruppo governativo creato per intraprendere quella che passò alla storia come la terza spedizione dell'ammiraglio Byrd. Credevi, che fosse tutta fuffa fantascientifica? E invece no. E invece ci rimani malissimo.
è letteralmente storia, una storia ben documentata e tra poco te ne accorgerai. La spedizione dell'ammiraglio Byrd avvenne veramente e tutto il contesto che ti ho raccontato fino a questo punto del video giustifica il motivo per il quale avvenne. Fece molte spedizioni polari. E anche se non sappiamo molto in merito perché probabilmente i memorandum dell'epoca andarono volontariamente distrutti, c'è molto su cui possiamo discutere. La maggior parte degli uomini che componevano la spedizione furono sollecitati dai ranghi militari, dalle agenzie del governo e dalle istituzioni scientifiche. Alcuni volontari sono stati assunti dal Dipartimento dell'Interno per $10 al mese, cibo, vestiti inclusi. E un totale di 59 uomini, inizialmente divisi in tre gruppi, morirono in Antartide in circostanze misteriose. Gli obiettivi della spedizione di questo gruppo segreto americano in Antartide, capitanato dall'ammiraglio Byrd, furono delineati in un ordine esecutivo del presidente Roosevelt del 25 novembre 1939, che voleva l'istituzione di due basi americane in Antartide. Che cosa si stavano contendendo gli americani e i tedeschi? Il buon vecchio ammiraglio Byrd non è di certo un personaggio di fantascienza come molti pensano, ma è stato un ufficiale ed esploratore della Marina americana, pioniere dell'aviazione, decorato con la medaglia d'onore per le sue avventure e spedizioni. Ammiraglio che guidò come comandante la United States Antarctic Service Expedition e non solo, e tra poco ci arriviamo. Eroe della Prima Guerra Mondiale, è spesso citato nell'ambiente per un suo presunto diario che racconta di meraviglie avvenute in volo. Dal 1928 al 1930 intraprese la sua prima spedizione antartica. Nel 1934 la seconda, e dal 1939 al 41 con la United States Antarctic Service Expedition intraprese la terza. La terza spedizione di Byrd è stata la prima finanziata e condotta dal governo degli Stati Uniti per motivi di cui non siamo a conoscenza. Si parla della seconda spedizione che portò all'attenzione dell'intelligence navale qualcosa che diede la spinta al governo per poi finanziare una terza spedizione. Il progetto ufficialmente comprendeva studi approfonditi di geologia, biologia, meteorologia ed esplorazione, ma la realtà potrebbe essere un attimino più complessa. Sappiamo bene quanto possano essere discrete determinate missioni governative e sappiamo bene che sopra il top secret esistono altri 12 livelli di classificazione. Ripeto quindi la mia domanda: cosa successe in Antartide? L'operazione High Jump, ufficialmente chiamata da United States Navy Antarctic Development Program, era un programma di sviluppo navale della Marina degli Stati Uniti esistito fra il 1946 e il 1947 e fondato dall'ammiraglio Byrd della US Navy, e parliamo di un'operazioncina militare che impiegò qualcosa come 4.700 uomini armati, 13 navi e diversi aerei, e mi dovete dire per piacere che cosa ci facevano subito nel dopoguerra tutti questi dispiegamenti militari armati e corazzati in Antartide. Gli obiettivi dichiarati ufficialmente dell'operazione erano i seguenti: addestrare il personale e testare i materiali per operazioni in zone fredde, consolidare ed estendere la sovranità statunitense sulla maggior parte del continente antartico, determinare la possibilità di costruire e mantenere basi in Antartide e individuare le possibili ubicazioni di basi naziste, studiare le tecniche per la costruzione e il mantenimento di basi aeree sul ghiaccio e aumentare le conoscenze scientifiche esistenti. Ora, quello che in realtà volevano fare era appropriarsi di eventuali basi top secret naziste nell'area e capire a quali progetti riservati avevano lavorato nell'ultimo ventennio. L'operazione High Jump venne divisa in tre gruppi e coprì interamente il continente. Oltre a questi obiettivi dichiarati, vollero anche istituire basi americane permanenti in Antartide e dominare l'area. Dato lo sfondo storico e militare così denso di prove, documenti e resoconti militari dell'epoca ufficialmente rilasciati ai sensi del Freedom of Information Act,
L'operazione High Jump, che non è di certo qualcosa di fantascientifico ma è un'operazione militare storicamente avvenuta, divenne ben presto argomento di discussione ai più alti livelli dell'ufologia e vennero proposte teorie secondo le quali le operazioni militari statunitensi erano finalizzate alla conquista di strutture sotterranee naziste all'interno delle quali, finalmente, diciamolo, veniva praticata della retroingegneria aliena. Si parla nel dettaglio di una base nazista chiamata Base 211, nome in codice, Nuova Berlino, dove venivano presumibilmente testate armi segrete e anche un prototipo di disco volante, elaborato ovviamente da determinati ritrovamenti celesti. E sebbene non ci siano prove concrete che facciano riferimento alla base 211 nei documenti, è chiaro che se gli americani presero possesso di installazioni del genere, le resero top secret e non te lo vengono di certo a scrivere sui fascicoli che rilasciano con il FOIA. Ma che cosa abbiamo? Ma di concreto, eh? No, le speculazioncine aliene, che cosa abbiamo di concreto fra le mani per avanzare una discussione del genere? Ebbene, quello che state guardando è un fascicolo ufficiale rilasciato al famoso sito The Black Vault tramite il FOIA dal Defense Technical Information Center. Le prime due pagine rispondono alle richieste FOIA allegando un fascicolo, udite udite, di 500 pagine e passa. Il fascicolo in questione è un fascicolo ufficiale dell'Armed Service Technical Information Agency che si occupò del progetto iJump. Documenti ufficiali, eh? Storia, praticamente storia. Un fascicolo rimasto top secret per 40 anni, rilasciato nel 2012 a The Black Vault, che conferma in modo ufficiale l'esistenza del programma e ci permette quindi di ipotizzare su base concreta quali fossero le intenzioni dei servizi segreti americani nel dopoguerra nei confronti dell'Antartide, che fu dominato per molti anni dai nazisti. Qui si parla di una raccolta infinita, sai cosa vuol dire infinita? Veramente infinita di resoconti, comandi, missive, ordini, ricerche, incarichi, liste, esplorazioni, nomi, navi, armi relative al progetto iJump. E sebbene non provi di certo la scoperta della base 211, toglie comunque sia l'argomentazione relativa al programma dall'ambito fantascientifico e lo pone su di un piano reale dall'importanza militare e storica devastante. Ovviamente, come sempre a fine video, per ricerche e approfondimenti personali condividerò i documenti sul mio canale Telegram. Viene mostrato su carte ufficiali l'interesse americano nei confronti delle operazioni naziste. Viene ovviamente citato l'ammiraglio Byrd in quanto era il comandante della spedizione. Questo fascicolo è un pozzo di informazioni infinito relativo all'operazione iJump che vide, per qualche strano motivo di cui non siamo a conoscenza, l'intelligence statunitense che stanziò qualcosa come 4.700 militari armati nel continente antartico nel 1947, che, se vogliamo unire i puntini, nel 47 successe pure Roswell dall'altra parte del mondo. Voglio dire, dopo questo video, mi sembra ovvio che basta fare 2 più 2. E se per quanto mi riguarda reputo possibile e plausibile e addirittura anche in parte documentato l'interesse degli Stati Uniti per quanto riguarda le basi naziste in Antartide dove venivano sperimentati chissà quali marchi ingegni, rimane nella storia della teoria della Terra cava il presunto diario dell'ammiraglio Byrd all'interno del quale raccontò dell'incontro con una civiltà evoluta al di là del polo. In un annuncio radio sulla sua esplorazione antartica nel 1947, l'ammiraglio Byrd avrebbe affermato che, testualmente, l'area oltre il polo è il centro di un grande ignoto e che al ritorno da una delle sue esplorazioni aveva detto «Questa spedizione ha scoperto una vasta e nuova terra». A scatenare però la leggenda di Byrd e della Terra cava, che rimane solo ed esclusivamente, e lo ripeto, una leggenda, è stato probabilmente il libro del 1959 di un certo Francis Amedeo Giannini, Mondi al di là del polo, che insomma elaborò le affermazioni dell'ammiraglio Byrd esponendo un suo presunto diario. Ora, ma parliamoci chiaro, no? Perché abbiamo appena presentato documenti ufficiali di intelligence. È autentico il diario dell'ammiraglio Byrd? La questione ha generato una quantità incontrollabile di volumi e articoli e i fautori della teoria della Terra cava lo reputano originale. La conclusione più veritiera però è che, insomma, stando ai documenti dell'epoca e alla narrazione storica originale, il diario sia un falso come i diari falsi di Hitler o di Mussolini.
come si potrebbe anche pensare che Bird si fosse lasciato andare in qualche scritto privato e fantasioso. Sia come sia, il diario nascosto dell'ammiraglio Bird, che racconta uno strano viaggio ultraterreno, rimane uno dei misteri più grandi legati all'Antartide. Devo scrivere questo diario di nascosto in assoluta segretezza. Riguarda il mio volo del 19 febbraio dell'anno 1947. Verrà un tempo in cui la razionalità degli uomini dovrà dissolversi nel nulla e si dovrà allora accettare l'ineluttabilità del vero. Io non ho la libertà di diffondere la documentazione che segue, forse non vedrà mai la luce, ma devo comunque fare il mio dovere e riportarla qui con la speranza che un giorno tutti possano leggerla, in un mondo in cui l'egoismo e l'avidità di certi uomini non potranno più sopprimere la verità. 19 febbraio 1947. Ore 6. Tutta la preparazione per il nostro viaggio è completata e siamo in volo con il pieno di carburante alle ore 6:10. Ore 6:20. Aggiustato l'afflusso di carburante al motore destro e il Pratt Whitney vola tranquillamente. Ore 7. Controllo della posizione con il sestante, nuovo controllo della prua con la bussola, eseguito un lieve cambiamento di direzione ed eccoci sulla rotta stabilita. Ore 7:30. Controllo radio con il campo base, è tutto nella norma e la ricezione è normale. Ore 7:40. Si nota una lieve perdita d'olio dal motore destro, tuttavia l'indicatore della pressione sembra in ordine. Ore 8. Notata una leggera turbolenza da est ad un'altitudine di 2321 piedi. Correzione a 1700 piedi. La turbolenza cessa, ma aumenta il vento in coda. Piccolo aggiustamento della manetta. L'aereo procede ora normalmente. Ore 8:15. Controllo radio con il campo base. Situazione normale. Ore 8:30. Incontrata nuovamente una turbolenza, saliti a 2900 piedi di quota. Di nuovo, ottime condizioni di volo. Ore 9. Ampie distese di ghiaccio e neve sotto di noi, notate delle colorazioni giallognole con disegni lineari. Alterata la crociera per un migliore esame di queste configurazioni cromatiche. Notate anche colorazioni violacee e rossastre. Controllata quest'area con due giri completi e ritornati sulla rotta stabilita. Effettuata una nuova verifica di posizione con il campo base e riportate le informazioni in merito alle chiazze colorate nel ghiaccio e nella neve sottostanti. Ore 9:10. Sia la bussola magnetica che la girobussola cominciano a roteare e ad oscillare. Non ci è possibile mantenere la nostra rotta con la strumentazione. Rileviamo la direzione con la bussola solare e tutto sembra ancora a posto. I controlli sembrano lenti nel rispondere e nel funzionare, ma non c'è indicazione di congelamento. Ore 9:20. In lontananza sembrano esserci delle montagne. Ore 9:49. 29 minuti di volo trascorsi dal primo avvistamento dei monti. Non si tratta di un'allucinazione, è una piccola catena di montagne che non avevo mai visto prima. Ore 9:55. Cambio di altitudine a 2950 piedi. Incontrata di nuovo una forte turbolenza. Ore 10. Stiamo sorvolando la piccola catena di montagne e procediamo verso nord per quanto possiamo appurare. Oltre le montagne vi è ciò che sembra essere una vallata con un piccolo fiume o ruscello che scorre verso la parte centrale. Non dovrebbe esserci nessuna valle verde qui sotto, c'è qualcosa di decisamente strano e anormale qui. Dovremmo sorvolare solo ghiaccio e neve, sulla sinistra ci sono grandi foreste sui fianchi dei monti. I nostri strumenti di navigazione girano ancora come impazziti, il giroscopio oscilla avanti e indietro. Ore 10:05, altero l'altitudine a 1400 piedi ed eseguo una stretta virata completa a sinistra per esaminare meglio la valle sottostante. È verde con muschio ed erba molto fitta, la luce qui sembra diversa, non riesco più a vedere il sole. Facciamo un altro giro a sinistra e avvistiamo ciò che sembra essere un qualche tipo di grosso animale, assomiglia ad un elefante. No, sembra essere un mammut, è incredibile, eppure è così. Scendiamo a quota 1000 piedi ed uso un binocolo per esaminare meglio l'animale. È confermato, si tratta assolutamente di un animale simile al mammut. Riporto questa notizia al campo base.
Ore 10:30. Incontriamo altre colline verdi. L'indicatore della temperatura esterna riporta 24 gradi centigradi. Ora proseguiamo sulla nostra rotta. Gli strumenti di navigazione sembrano normali adesso. Sono perplesso circa le loro reazioni. Tanto di mettere in contatto il campo base. Ma la radio non funziona. Ore 11:30. Il paesaggio sottostante è più livellato e regolare. Davanti a noi avvistiamo ciò che sembra essere una città. È impossibile. L'aereo sembra leggero e stranamente galleggiante. I controlli si rifiutano di rispondere. Mio Dio. Alla nostra destra e alla nostra sinistra ci sono apparecchi di uno strano tipo. Si avvicinano rapidamente ai lati. Sono a forma di disco e qualcosa irradia da essi. Ora sono abbastanza vicini per vedere i loro stemmi. È uno strano simbolo. Non lo rivelerò. È fantastico. Dove siamo? Che cosa è successo? Ancora una volta tiro decisamente i comandi, ma non rispondono, siamo tenuti saldamente da una sorta di invisibile morsa d'acciaio. Ore 11:35, la nostra radio gracchia e giunge una voce che parla in inglese, il messaggio è: benvenuto nel nostro territorio, ammiraglio, vi faremo atterrare esattamente tra 7 minuti, rilassatevi, ammiraglio, siete in buone mani. Mi rendo conto che i motori del nostro aereo sono spenti. L'apparecchio è sotto uno strano controllo ed ora vira da sé. I comandi sono inutilizzabili. Ore 11:40. Riceviamo un altro messaggio radio. Stiamo per cominciare la procedura d'atterraggio e in breve l'aereo vibra leggermente cominciando a scendere come da un enorme e invisibile ascensore. Ore 11:45. Sto facendo un'ultima velocissima annotazione sul diario di bordo. Alcuni uomini si stanno avvicinando a piedi all'aereo. Sono alti e hanno i capelli biondi. In lontananza c'è una grande città scintillante che vibra di sfumature dei colori arcobaleno. Non so cosa succederà ora, ma non vedo traccia di armi sugli esseri che si avvicinano. Sento ora una voce che mi ordina, chiamandomi per nome, di aprire il portellone. Ed eseguo. Questa, signori, passò alla storia come la parte mancante del diario dell'ammiraglio Byrd, un'importantissima figura d'inizio 1900 che prese sicuramente parte all'operazione High Jump, i documenti parlano chiaro, e che ebbe a che fare con informazioni above the top secret. E per quanto romanzata possa essere la storia relativa al diario, il contesto che avvolge la narrazione ha sicuramente un'importanza storica e militare che viene molto spesso sottovalutata. Se vuoi che la serie sull'Antartide continui, lascia like. È facile, assolutamente, se volete che pubblico il secondo episodio della serie, fatemi vedere dei risultati. E per oggi, cari signori, è tutto. Spero con tutto il cuore che il video vi sia piaciuto e che l'idea di una serie super fresca come questa sia di vostro gradimento. Mi raccomando assolutamente, se sei arrivato fino a questo punto del video, lascia un like e non ti dimenticare. Io ho fatto come sempre del mio meglio nel poco tempo a disposizione per cominciare ad esporti questa fantastica serie al massimo delle mie possibilità. Se sei nuovo e ti interessi i temi che affronto, iscriviti al canale e noi ci vediamo presto, molto presto, nel prossimo episodio. Adieu!